intervistiamo un giovane imprenditore napoletano. Senta, lei cosa pensa della crisi? No, ma quale crisi? Scusa, ma quale crisi? La crisi non esiste. Ma io sono andato a lavorare stamattina alle 11:30. Un traffico così per la strada. Sono andato a fare benzina al distributore. 3-4 ragazzi, 14-16 anni, con gli scooter che facevano piena. Io il pieno nella macchina, non lo posso fare. Senta, ma questa questione che la gente non riesce ad arrivare a fine mese. Noi italiani siamo tutti quanti, sembriamo delle pecore. Uno fa una cosa, tutti quanti a seguire quella cosa. Ma perché bisogna arrivare per forza a fine mese? Arriviamo a fine settimana, così avanzano pure i soldi. Lei afferma con certezza che la crisi è un'invenzione. È normale che se ti stai a piangere addosso, la crisi la senti. Ma che c'ha il secco? Io per esempio stamattina stavo un po' giù di tono. Adesso sei come un musciariello. Sono sceso, sono andato a fare un po' di shopping da Louis Vuitton. Adesso l'ha comprata la giacca? La giacca l'ho presa stamattina, sì, no, l'ho presa. Perché c'è ancora il cartellino. Chi le fa una così piccirilla che non li vede? Vedete queste cose minuziose di Vuitton? Dopo pare che io facevo una cosa perché devo far vedere che tengo la giacca di Vuitton. Allora sono uno che mette in evidenza, assolutamente no. Uno da Vuitton ci va perché si deve rilassare. Vuitton dovrebbe fare lo psicologo. Io sono uscito da là dentro bello, rilassato, tranquillo. Poi sono messo in macchina, ho fatto 4 ore di traffico, fermo. Perché degli operai stavano manifestando. Io sono uno di quei cassi integrati. Io sono cassi integrato, sono. Ma che si cassi integrato? Che non sei napoletano, che non ti sei integrato bene nella città. Non sei un po' bordello. La crisi è colpa di questi qua se c'è la crisi. Io non ho nemmeno i soldi per mandare mio figlio all'università, non ho. Poi vanno all'università, poi non tiene soldi, c'è a cattare gli esami, ma è un cane che si morde la coda. Non lo so, io le manifestazioni a scuola le facevo quando stavo in crisi perché ne ero studiate. Bellissimo ormai gli operai moderni, no? Questi qua che vogliono essere pagati tutti i mesi. Lo stipendio ogni mese non lo piglia. Io prendo una cosa in ogni tanto, ad esempio un mese, questo mese non ci pigliate niente, il mese prossimo forse mi arrivano 100.000 euro, poi mi arrivano 50.000 euro un'altra volta, 20.000 euro un'altra volta, 2 mesi sto senza niente. E che fa? Vado a calamantà. Un mio amico imprenditore ha costruito un centro commerciale, dava lavoro a 30-40 famiglie, gliel'hanno bloccato perché ha costruito su un cimitero del 300. E allora neanche tu, Stato, non me dai una mano, abbi pazienza. Vabbè, ma ha costruito su un cimitero del 300. E che significa? Comunque era una zona morta, abbiate pazienza. Senta, però i negozianti lamentano un calo dei consumi. Ma quale calo dei consumi? Questa macchina consuma come che? Consuma l'ira di Dio di benzina. E allora i locali vuoti? Ma quali locali vuoti? Gli stadi sono tutti quanti pieni. Gli ospedali strapieni, stanno le barelle a Castello, che la gente mangia assai, poi si sente male e va all'ospedale, giustamente. Le carceri sovraffollate, perché? Perché la gente va a rubare perché ci sono molti soldi. Perché l'Equitalia strapieni, i locali dell'Equitalia, gente che si buttano uno sull'altro perché devono pagare le tasse. Io le tasse non le posso pagare, non le pago perché non me posso permettere. Allora, ci stanno delle persone che praticamente fanno fare ai loro dipendenti dalle 8 alle ore 17, poi gli fanno fare 6 ore di straordinario e addirittura c'ho pavana! State rompendo il mercato, è colpa vostra se c'è la crisi, questo è il vero problema. La crisi è un'invenzione, la crisi è un'invenzione dei Maya. I Maya hanno inventato la crisi perché dovevano vendere più calendari. È uno schifo, guardate. Prendete, divertitevi, la vita, prendetela a 90 gradi, godetevela! Senti, me lo dai uno strappo a Mergellina? Perché sono rimasto senza i soldi nemmeno. Ma chi è questo? Abbiate pazienza, chi si fanno? Fa tanti tipi buoni, la crisi. Andate a piedi, vai a piedi, vai, scendi, sto cafone. C'è la. Ma quale crisi? La crisi, vai, fai un po' di jogging, vai. Sti tamarra, arrivederci.